secondo anno di cambio vita, i siciliani hanno voglia di cambiare vita. Ma noi l'abbiamo già fatto e siamo pronti per questa 3 giorni straordinaria. Credo che cambio vita detta fiere sia per i siciliani e per tutti gli appassionati del vivere sano, il contenitore più buono che c'è. Una 3 giorni stupenda dedicata ai grandi macro settori del buon vivere, dei corretti stili di vita, dall'alimentazione bio all'alimentazione per le intolleranze, al turismo green, quest'anno molto presente con lo spazio dedicato ai cammini, al turismo sostenibile e ancora l'acquacoltura biologica, il pescato, parleremo di pesce, noi siamo siciliani, non potevamo non farlo. Tantissimi spazi dedicati alla convegnistica, parleremo tanto di bioedilizia, parleremo di costruire e vivere una casa che sia sostenibile, parleremo di economia circolare, il riciclo, i sindaci virtuosi della nostra regione che tanto stanno facendo per il nostro territorio. Parleremo di invecchiamento in salute, quindi di grandi temi dedicati anche alle persone dai 40 anni in su, perché oggi vivere bene e cambiare vita si può a qualunque e si deve a qualunque età. E poi c'è questo straordinario palco alle mie spalle che credo sia davvero il cuore di questa manifestazione, un palco tutto bio offerto da Sanè che ci dà la possibilità insieme a Federazione Italiana Cuochi, alla grande organizzazione dell'Associazione Cuochi Etnei, di realizzare dei cooking show con i migliori chef d'Italia, chef salutisti ovviamente, che renderanno partecipi i nostri visitatori di come bisogna utilizzare i buoni prodotti della terra, perché il prodotto non deve essere solo buono ma bisogna che si rispetti e che si conosca. Io credo che ci siano una serie di anime in questa manifestazione, ognuna delle quali possa dare un contributo, e credo che il visitatore uscendo via da qui potrà dare come il nostro logo un po' una sterzata alla propria vita ed essere perlomeno più curioso, un po' più colto e dire: perché no, adesso quando vado al banco della spesa sarò più attento all'etichetta, sarò più attento al senso che ho attorno, al rispetto del mio ambiente, al cibo che metto nel piatto. Noi siamo davvero felici, siamo davvero emozionati e partiremo stamattina con 3 grandissimi convegni, appunto uno sul turismo sostenibile, uno dedicato al riciclo urbano, è un grande momento dedicato ovviamente ai cooking show, ma questo lo vedrete nelle immagini e ne vedremo delle belle. Tra l'altro abbiamo un grande amico oggi che è Marco Columbro, che è venuto a trovarci perché è uno dei grandi attori della nostra TV, un grande attore dei teatri italiani che ha scelto di cambiare vita. Tanti sono i personaggi, da Franco Battiato, che hanno desiderato dare la loro testimonianza, perché cambiare vita si può e si deve. Noi vi aspettiamo dentro a fiere, io cambio vita. Tu? Siamo con Marco Columbro, mangiare bene per vivere bene. Sì, non basta solo mangiare bene, per vivere bene bisogna mangiare bene, cioè bere soprattutto un'acqua sana, un'acqua alcalina che faccia bene alle nostre cellule, respirare dell'aria buona, dare cibo alla nostra interiorità, quindi adottare uno stile di vita che sia a 360 gradi, curarsi con medicine dolci, cioè con medicine non chimiche. Questo fa sì che noi otteniamo un cocktail di uno stile di vita più consono alla natura umana e ci permette di vivere più a lungo e in modo più sano. Come mai in Sicilia in questo periodo? È per inaugurare questa fiera, Cambio Vita. Ah, solo per la fiera. Le piace la Sicilia? A chi non piace la Sicilia? Piace a tutti la Sicilia, è talmente bella. Allora, siamo con Gioacchino Bonsignore, anche lui oggi a Catania per Cambio Vita. Beh, una manifestazione importante, nel titolo c'è un po' la sintesi di quello che rappresenta la manifestazione, cioè decidere di affrontare la vita, quindi le esperienze che ogni giorno il destino ci riserva in un modo diverso, cambiando passo. Credo che soprattutto uno dei momenti più importanti possa essere il cambiare stile di vita, ad esempio nell'alimentazione, nel modo di affrontare i conflitti, nel modo di relazionarci col mondo esterno. Insomma, è una filosofia globale che ormai sta coinvolgendo miliardi di persone. Abbiamo visto l'altra settimana Barack Obama a Milano, tutto sommato è venuto a parlare di questo: cambiamenti ambientali, cambiamenti climatici, nuovo modo di fare agricoltura. Credo che una manifestazione del genere a Catania, che è una terra ricca di benessere, di green, di possibilità soprattutto di cambiamento, era indispensabile. Secondo anno per questa grande manifestazione, la Sicilia porta avanti le sue peculiarità. Assolutamente sì, un'iniziativa che la regione promuove con convinzione. Questo percorso del naturalistico, del bio, è uno dei prodotti turistici che cresce di più, ha
abbiamo di recente presentato 13 itinerari nuovi, dal punto di vista non turistico, ne presenteremo altri 13 la prossima settimana. La regione pure sta spingendo tanto su questa nuova forma di diversa di turismo, che non è quella classica del culturale o del balneare, ma per cui c'è una domanda importante che è giusto cogliere. Cambio vita per vivere bene. Sì, un evento di grande valenza poiché permette di focalizzare l'attenzione sul benessere in senso ampio, da quello alimentare a quello fisico, puntando sui prodotti di alto livello qualitativo della dieta mediterranea, puntando anche su altri aspetti della vita che a differenza del passato devono essere attenzionati con maggiore integrità. Credo che il benessere oggi sia un'assoluta priorità, come giusto che sia, e anche attraverso un evento come quello che oggi si inaugura per il secondo anno consecutivo si perseguono questi obiettivi, quindi credo che a Barbara Mirabella Expo vada certamente il plauso dell'istituzione. Che a Cambio Vita, MIPAF, parliamo di pesca e acquacoltura. Ma sicuramente è uno spazio molto importante. Quando si parla di sostenibilità ambientale parliamo di alimentazione, parliamo di nutrizione e quindi parliamo di dieta mediterranea, in tutto questo parliamo di pesca, parliamo di pesce, di sostenibilità ambientale. Su questo la nuova politica della pesca punta tutto sul tema della sostenibilità, sostenibilità certamente ambientale, un ambiente marino più qualificato, un ambiente marino sempre più meno degradato, quindi dobbiamo puntare ad un ambiente marino sempre più terreno ottimale per la produzione di pesce, per l'alimentazione, e su questo però la politica comune della pesca parla non solo di sostenibilità ambientale ma di sostenibilità economica e di sostenibilità sociale, un grande patrimonio umano, un grande patrimonio professionale, un grande patrimonio umano e professionale che deve tradurre anche una capacità di produrre reddito, di creare reddito, di creare occupazione, quindi per questo per noi è prioritario la sostenibilità ambientale, ma è anche priorità la sostenibilità economica e anche la sostenibilità sociale. Per questo vogliamo valorizzare le nostre marinerie, c'è una 8.000 km di costa, parlano di piccola pesca, per questo abbiamo varato il decreto sulla pesca artigianale, puntiamo a mettere insieme le piccole imbarcazioni per far diventare tutto questo, avere la capacità di avere la gestione di uno spazio marino, per poter creare aree di tutela biologica, aree di nursery, per poter fare praticare quella pesca sostenibile che ci mette in condizione di poter rispondere ai dettami della politica comune della pesca. Poi c'è un altro grande capitolo che noi vogliamo valorizzare, è il tema dell'acquacultura. Questo in stretto raccordo con le regioni, perché la competenza più specifica è delle regioni anche sulle acque interne, però è anche là bisogna sfatare dei miti. In acquacultura si produce buon pesce, dobbiamo creare un ambiente marino sempre più di qualità, sempre più biologico, dobbiamo creare il pesce dovrà avere anche il pesce di allevamento, deve avere quelle caratteristiche di salubrità e di qualità che noi vogliamo portare nelle nostre tavole, quindi per questo stiamo all'interno degli organismi comunitari. La politica comune della pesca dedica una grande attenzione all'acquacultura. Con le regioni noi vogliamo far sì, lo Stato indicherà un quadro programmatorio di indirizzi generali, di creazione di parametri, di standard che devono valere per tutte le regioni, e le regioni provvederanno anche a valorizzare le loro porzioni di territorio e soprattutto i loro specchi d'acqua. Quindi per noi è veramente un'occasione molto importante e quindi sono veramente felice che in questa occasione all'interno di Cambio Vita, di questo grande spazio dedicato al biologico, ci sia stato anche uno spazio dedicato alla pesca sostenibile, alle nostre marinerie ma anche all'acquacultura. Quindi, insomma, a questa grande specifica attività che partendo dalle regioni deve avere anche, oggi ha una importanza strategica per la produzione del pesce sul piano nazionale. Una sana alimentazione uguale a vivere bene? Sì, sicuramente sì, lo definisce questa fiera che per il secondo anno è diventata una fiera molto importante, molto allargata a tutti i vari settori del bio
e del benessere in genere, quindi diventa un fiore all'occhiello anche quest'anno, dove ci saranno convegni e incontri importantissimi per dare indicazione su poter vivere meglio nei prossimi anni. Avvocato, lei si trova qui, ma che c'entra il matrimonio di Sicilia con il bio, mangiare bio, biologico? Una domanda più pertinente lei non poteva farmi. Il matrimonio, come ciò che avviene a livello sociologico, che è in evoluzione, anche il matrimonio si adegua a questo cambiamento, per cui il ricevimento nuziale diventa un momento bio, con i menu vegani, i menu vegetariani, con un'attenzione al chilometro zero, come io tra l'altro ho sempre fatto, allo Slow Food Sicilia, e quindi sicuramente il matrimonio è uno degli elementi più disponibili a modificarsi nell'ambito di questa, per fortuna, positiva ondata di cambiamento che è a favore di una dieta salutista, di una dieta naturale e che tenga conto di quelli che sono poi gli elementi territoriali, che poi in Sicilia abbiamo gioco facile, trattandosi di una terra molto generosa sotto il profilo delle materie prime di grandissima qualità, tenuto conto che abbiamo una latitudine che il buon Dio ci ha regalato, abbiamo la cosiddetta giusta latitudine. Facciamo un esempio per tutti i grani antichi siciliani, che grazie alla latitudine siciliana non si espongono al rischio di microtossine, di muffe, come invece diversamente avviene con i grani che arrivano dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Russia, ed è per questo che noi dobbiamo strenuamente difendere le nostre idee, il nostro territorio, partendo, anzi affiancando questa ondata anche con il matrimonio, ed è per questo che noi siamo, grazie a Dio, presenti in questa bellissima manifestazione che ci permetterà di mettere in evidenza gli aspetti di cambiamento del matrimonio di Sicilia. Il connubio fra Cambio Vita e la Compagnia delle Opere. La Compagnia delle Opere è un'associazione imprenditoriale, al suo interno imprese, quindi imprenditori, liberi professionisti, che innanzitutto credono nel cambiamento, quindi Cambio Vita è un po' anche il mood della nostra associazione. Diciamo sempre ai nostri imprenditori, dobbiamo cambiare, dobbiamo guardare a nuovi orizzonti, dobbiamo allargare le nostre prospettive, quindi questa fiera a cui siamo così tanto affezionati è un modo per dire alle persone, alle imprese, cambiamo, innoviamoci, cerchiamo di guardare oltre quello che è l'orizzonte che abbiamo sempre guardato. Ci abbiamo creduto tanto, ci crediamo con il mio presidente Salvatore Abate, con Barbara Mirabella, e davvero siamo contenti di questa edizione e speriamo che possa essere un lavoro che prosegue e va avanti. Agriterra presente qui in questa manifestazione. Sì, anche noi quest'anno abbiamo condiviso l'idea di partecipare a questa manifestazione centrata tutta sul tema del benessere, del consumo e del cibo. Insieme ad Agriterra, quindi insieme alla nostra associazione delle Acri, saremo presenti tutti e tre giorni. Siamo felici di partecipare a questa manifestazione perché organizzeremo dei laboratori rivolti ai bambini. Infatti già i primi gruppi di bambini stanno proprio adesso coltivando, impiantando le piante, e adesso magari passo la parola a Sebastiano che dirà qualcosa in più rispetto ai laboratori che verranno presentati. Quali sono le piantine che abbiamo visto piantare prima ai bambini? Sì, la nostra è una campagna di sensibilizzazione innanzitutto alla cura del verde, non solo alla cura del verde, ma quello che è impiantare le piante della nostra origine, la quercia, quelle che sono le piante aromatiche del nostro territorio, e stiamo facendo questo esperimento, questo laboratorio proprio qui con i bambini che partecipano a questa manifestazione. La nostra associazione è in una campagna di promozione in tutte le scuole del territorio provinciale di Catania per sensibilizzare il chilometro zero, il cibo bio, il cibo sano, ma soprattutto consumare prodotti di stagione, e infatti oggi presenteremo proprio un piatto tipico, povero, che è un prodotto a base di cibi della nostra, ortaggi della nostra, di questo periodo, che sono i piselli, che sono le fave, che sono i carciofi. La specialità che state presentando in questa fiera?
ma questo palco parlerà soprattutto di contenuti, perché Cambio Vita vuole esprimere come mangiare attraverso il benessere, mangiare cibi salutari, quindi più che piatti qua si presenteranno contenuti, come va trasformata una grande eccellenza che già la nostra terra, la nostra Italia ci dà con grandissime verdure, grandissimi pescati e grandissimi prodotti. Quindi il pacco di Cambio Vita segnerà proprio come un cuoco professionista deve trasformare questi cibi. Il privato che va a fare la spesa, come fa a capire se è biologico un prodotto o no? Ma il privato innanzitutto deve leggere l'etichetta. Leggendo l'etichetta oggi dei prodotti si capisce moltissimo, perché le etichette parlano chiare e poi c'è molta informazione su questo. Quindi basta essere attenti e non guardare come primo acchitto il prezzo. Il prezzo è una cosa importante per mantenere le famiglie e le famiglie italiane, però tutto deve essere sempre con consapevolezza di acquistare cibo sano e cibo salutare. Cambio Vita con il pesce, che c'entra? Allora, io più che solo il pesce vorrei essere identificato come quella persona, il cuoco, il professionista che ha lavorato tanti anni col pesce e per magari essere utile un po' a tutti. Nasce Bulab, da qualche anno è messo in gareggiata, sta cercando di dare quanto più informazioni sia sulla filiera ittica sia su quello che è tutto il comparto agroalimentare. Ma avvalendomi di cosa? Avvalendomi dei miei colleghi, dei produttori che si vogliono mettere in questo circuito di dare le giuste informazioni. Poco fa sentivo le dichiarazioni di Marco Colombo, il piacere a sentirlo è stato questo: leggiamo le etichette e poi io aggiungerei sappiamo leggere le etichette, dovremmo avere la cultura giusta per leggere. Quando più di 20 anni fa io parlavo del surgelato intendevo dire è l'unica conservazione che non ci possono essere delle E, semplicemente il freddo. Allora, avvalendoci dalla natura, il sale ti fa conservare, non c'è bisogno di E, e nascono i sottoli dopo aver fatto bollire in acqua e sale e magari dell'acido, dell'aceto, e creano una conserva senza delle E. Oppure la bottarga, la mia bottarga di tonno che io amo tanto, che è proprio un testimonial di quella che è una conserva che nasce più di 2000 anni fa, cioè dire mettevano sotto sale delle uova per poi essere rinvenute e mangiate in periodi diversi. Bulab ha una sua sede dove accoglie tanti professionisti, e quale posto migliore come per promozionare Bulab come Cambio Vita? Noi proprio stiamo cercando i posti come Cambio Vita. Ringrazio Barbara che ha avuto questa voglia di dare questo input positivo alla città, a Catania, e sono certo che sarà un'esplosione per altre città, altre regioni, altre nazioni. Questo è un bel messaggio veramente da portare avanti.